Quello che vedete alle mie spalle è il resort Sole in Me a Costa Merlata Marina di Ostuni, una serata particolare in cui è ospite l'Happy Casa Brindisi, un'occasione per noi di Canale 85 per andare a vedere lo stato d'animo alla vigilia di quella che è la Supercoppa. Si torna in campo il 3 settembre prossimo, andiamo ad ascoltare dunque il presidente Nando Marino ma anche il coach Vitucci, sentiamo. La prossima settimana si scende già in campo, allora c'è un po' di adrenalina, anzi forse c'è l'adrenalina giusta. Inizia. Intanto ci trattiamo bene quest'anno a livello di comfort e di strutture. E niente, non vediamo l'ora di ripartire, purtroppo ripartiamo in questa bolla di Olbia dove non ci sarà pubblico, era la soluzione migliore, la più auspicabile, poterci confrontare con le squadre del girone un giorno sì, un giorno no, quindi logisticamente sicuramente è la soluzione migliore. Siamo curiosi di vedere, diciamo che la squadra ancora non è al completo perché manca D'Angelo Harrison che arriverà in settimana. Da oggi si è iniziato a allenare anche l'ultimo arrivato Perkins, il coach è tranquillo, quindi se è tranquillo lui dobbiamo essere tranquilli noi e tutti i tifosi. Siamo in una fase di preparazione, però ora il 3 si inizia a far sul serio, inizieremo a capire a che grado e a che livello di preparazione siamo arrivati. C'è molta voglia di tornare in campo a giocare, non ci sarà il pubblico ancora per questo periodo, ma insomma speriamo che ci possa essere presto naturalmente, almeno per il campionato, almeno parzialmente. E c'è molta voglia di far bene da parte nostra, siamo un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, non tanto per il campionato ma per questa Supercoppa che è stata organizzata in questa maniera. Gioco forza un po' con le squadre territorialmente lontane, no, dalle altre, e quindi speriamo vada tutto bene. Noi cercheremo di vincere il più possibile naturalmente, perché si gioca per vincere, e sfruttare queste partite al meglio per cementare un'amalgama tra tutti questi giocatori nuovi che abbiamo.